Buonasera a tutti, benvenuti a questa chiacchierata notturna. Sono le 23.08, sono un po' in ritardo, ma mi fa piacere essere tutti insieme con un po' di persone che soffrono di insonnia, evidentemente. Vediamo intanto se riesco a mettere in ordine le telecamere. Sono abbastanza incapace di fare queste cose, cioè da tutti i messaggini che mi mandano: più dritto, beh, ti si vede il doppio mento, fatti la barba, vabbè. Sono molto contento di questo appuntamento serale che ci ritagliamo per noi, anche perché questa drammatica quarantena, che è la quarantena alla quale purtroppo tutti noi siamo costretti, come è giusto che sia per quello che sta accadendo oggi nel nostro paese, è un appuntamento anche che consente di fare delle riflessioni, delle considerazioni. E perché no? Intanto ho sbagliato a mettere eccolo qua, mi chiedono di cambiare, è perfetto, ci permette di poter discutere e ragionare insieme, anche perché in questi giorni io ho fatto delle proposte, queste proposte sono state molto contestate, e tuttavia credo che questa proposta di riaprire, o meglio di gestire la riapertura, sarà una proposta sulla quale poi tutti gli altri nelle prossime ore verranno, come spesso accade. E tantissimi messaggi, Fibomber su Instagram: quando riapre la scuola? Non lo so, forse per me cercherei di fare di tutto per riaprire, soprattutto per chi ha la maturità, soprattutto per chi ha l'esame di terza media, naturalmente ci sono considerazioni economiche. Occhio che rischiamo l'assalto ai forni, scrive qualcuno. Domenico Cesare: comprati un cavalletto, come si dice in questi casi è tutto chiuso, ma cercheremo di trovarlo. Alexandra Oggi Speranza ha detto le stesse cose che hai detto tu. Pastore, riapriamo al sud. Perché dici queste cose, Claretta? Ne parleremo di tutto. Allora, buonasera senatore Brunella, ci sono mille messaggi che stanno arrivando. Allora, proviamo a essere, a darci un metodo, visto che abbiamo questa oretta per noi. Intanto, chi vuole, abbiamo preso anche una SIM per queste dirette notturne, che è 366-445-6507, 366-445-6507, peraltro già lanciata da Bobo Giachetti prima in diretta, quindi già mi stanno arrivando molti messaggi, e cercheremo nel corso della puntata della nostra chiacchierata di discuterne. Partiamo dal primo aspetto. Intanto Enzo Finelli: un caro saluto da Melfi, buona serata, non so fino a che punto posso reggere, e credo che sia importante dare un grande abbraccio a tutte le persone che domani mattina andranno a lavorare, a tutti quelli che costantemente vanno a lavorare. Queste persone meritano la nostra, non soltanto il nostro affetto, la nostra amicizia, ma anche, lasciatemelo dire, la nostra gratitudine, perché sono persone che stanno rischiando per dare una mano, perché è giusto, come è giusto, che i servizi essenziali vadano avanti. Io penso che, e questo è il punto di discussione di questi giorni, dobbiamo avere la consapevolezza che questo tema della convivenza con il coronavirus ce lo porteremo dietro per settimane, forse per mesi, forse per anni. Cioè, finché noi non troviamo il vaccino, dovremo convivere con il coronavirus. Allora, il porre il problema di come convivere, non soltanto per il nostro amico che stava a Melfi, o per le cassiere, o per i medici, un grande abbraccio, per gli infermieri, ma per tutti noi che dovremo comunque convivere con il coronavirus, è un ragionamento di serietà e di buon senso. Certo, bisogna farlo bene, bisogna dare a tutti le mascherine, le protezioni. Finché non ci sarà il vaccino, dovremo trovare un modo di vivere, perché l'alternativa è che stiamo tutti in casa fino al 2021 o al 2022. Chiara, qui, naturalmente questo dibattito sta aprendo discorsi, Chiara dice: sei l'unico che abbia un po' di lungimiranza, e un altro che non ho visto il nome dice esattamente il contrario. Ma ti rendi conto di cosa dici? Anzi, mi dà di lei, ma si rende conto di che cosa dice, senatore? Ecco, il punto fondamentale che vorrei anche stasera cercare di fare questa discussione senza un atteggiamento pregiudiziale
Noi stiamo discutendo di una cosa complessa, complicata, e dobbiamo utilizzare l'intelligenza. E vedete che fare questo discorso è molto difficile per chi fa il politico, perché è come se in qualche misura uno cercasse di cancellare le emozioni terribili, fortissime, che questa vicenda provoca in ciascuno di noi, anche a livello personale. Io una delle cose alle quali faccio fatica è pensare che delle persone care, delle persone che conoscevo bene, se ne sono andate, come succede a tutti coloro che muoiono per il coronavirus, senza poter salutare. E soltanto con un SMS, mi stanno dando la morfina o non ce la faccio più, e i figli, i nipoti non possono più salutare la mamma, il nonno. Ecco, questo atteggiamento è drammatico, io vorrei che fosse chiaro, lo comprendiamo, lo viviamo, tutti noi siamo interpellati come donne e uomini, però il punto fondamentale è che chi fa politica ha anche il compito di prevedere il dopo, non può semplicemente limitarsi a dire vabbè, è andata così, perché sennò noi rischiamo di fare lo stesso errore che è stato fatto nell'emergenza sanitaria, cioè siamo arrivati lunghi, siamo arrivati a rincorrere, siamo arrivati a cercare di mettere una pezza il giorno dopo. Ecco perché trovare un equilibrio, come scrive qualcuno di voi, tra la salute, che è bene primario, e la possibilità di mangiare, perché in 2 anni chiusi in casa, 1 anno chiuso in casa, noi non soltanto non reggiamo dal punto di vista psicologico, ma non reggiamo neanche dal punto di vista economico. Ecco che io da questo punto di vista è molto difficile cercare di trovare un punto di caduta. Io sono uno di quelli che diceva, prima degli altri, occhio, che qui c'è un'emergenza pazzesca, perché non abbiamo mai fatto i video davanti al Colosseo come Giorgia Meloni, o i video come Matteo Salvini, riapriamo tutto, o come hanno fatto altri, gli aperitivi o le frasi tranquilli e tutto sotto controllo. Io non ho detto questo. Però oggi vi dico, occhio, o noi riusciamo a trovare una soluzione o di convivenza con il virus, oppure noi non riusciremo ad uscire da un'emergenza drammatica. Allora ci sono opinioni diverse, Luca, limitiamo gli orari, Maria, al sud il virus, il picco arriverà più tardi, quindi come si possono riaprire le scuole quando non abbiamo gli ospedali? Infatti questo è un tema, quello che dice Maria, molto giusto. Salvatore, dobbiamo trovare però un sistema organizzativo, e ci sono tanti... Sì, ma per convivere dobbiamo aver abbattuto i focolai, scrive Alex. È molto contagioso, ma più dell'85% non ha i sintomi. Insomma, state facendo una discussione molto bella. Hai ragione, ma troppo presto ora. Romano Pastore invece scrive: le fabbriche devono tornare. Allora, proviamo ad andare un passo alla volta e cercare di essere operativi. Intanto questa discussione è bella, è vera, è seria. Sono le 23:16. Nessuno ci stressa. Se qualcuno sta su questa pagina perché svolgiamo una funzione sociale, diamo loro un grandissimo abbraccio, perché è una funzione educativa sociale che facciamo volentieri. Io vorrei che provassimo tutti insieme a ragionarne con un minimo di tranquillità e di buonsenso. Primo punto, che cosa sta accadendo con il... Prima vediamo un po' di messaggi, per esempio... Angela mi scrive adesso: i test sierologici, ed è un tema assolutamente sacrosanto. Ci sono persone che scrivono qui, Morena, anche Prodi nella trasmissione con Fazio diceva che bisogna pensare al dopo, corretto, è un tema importante. Poi spesso quando lo dico io c'è meno, c'è più dibattito che non che quando lo dicono altri. State veramente riempiendomi di messaggi al punto che non riesco neanche a beccarli tutti. E poi ci sono tanti messaggi sulla parte economica. Proverei ad andare per benino, se non riusciamo a organizzarci. Allora, prima parte facciamo la parte della convivenza sanitaria. Poi parliamo di chi, come il nostro amico da Vercelli, mi parla della NASPI, di chi mi dice non riusciamo ad andare avanti a livello economico, di chi mi dice... tante questioni. Mariella mi dice: pensa un po' anche alla dieta. Hai ragione, Mariella, ora cercherò di dimagrire, ma diciamo non è il punto fondamentale in questa fase. E poi ci sono chi sottolinea importante tutto il tema complicato, veramente complicato, della didattica a distanza. Allora, partiamo dalla questione sanitaria, così che possiamo insieme cercare di affrontare il punto. Che cosa
abbiamo capito fino ad oggi, da ciò che ci hanno detto i virologi, gli esperti, gli epidemiologi, cioè tutti coloro, gli esperti epidemiologici, che hanno in questa fase dato suggerimenti, ci dicono: guardate, noi non siamo in grado ancora di conoscere questa bestia strana che è il coronavirus, però sappiamo che probabilmente molte persone hanno contratto il virus senza avere sintomi. Ci sta che qualcuno dice il 10% della popolazione, qualcuno dice il 20%, dei 5.000 errotti che sono su Facebook ora, dei 1.000 che sono su Instagram, il 20% già se lo sia preso senza accorgersi, senza essersene accorto. Questo è un passaggio interessante, ragazzi, perché se è così, vuol dire che in Italia ci sono 6 milioni di persone se è il 10%, 12 milioni se è il 20%, che già hanno contratto il virus. Queste persone presumibilmente hanno sviluppato degli anticorpi e presumibilmente hanno una capacità di capacità di affrontare, risolvere e vivere il problema del virus totalmente diversa da chi ancora non l'ha preso. Non voglio dire che, come stanno studiando in Germania, c'è una sorta di pass COVID, cioè che dicono: oh, tu ce l'hai fatta. Ma è importantissimo sottolineare che chi il virus l'ha già preso, che se ne sia accorto o no, è presumibilmente immunizzato, a meno che il virus non cambi, non muti, tutte le discussioni che avete sentito fare in questo periodo. Allora, intanto c'è un primo passaggio: esiste la necessità di capire quanti sono davvero i contagiati. E questo elemento è molto, molto, molto interessante. Perché? Perché ci sono da fare i tamponi? E innanzitutto i tamponi vanno fatti ai medici e agli infermieri che sono in prima linea. Ma accanto ai medici e agli infermieri, ai carabinieri, alle cassiere, il tampone, o anche in alcuni casi una soluzione diversa come il test sierologico o come l'esame del sangue, può darci una fotografia. Per esempio, in modo informale ci viene detto che in alcune realtà sono stati fatti dei test o sulle analisi del sangue o hanno iniziato a fare dei test sierologici, e questi test dicono che una percentuale tra il 10 e il 20% della popolazione che ha fatto il test ha contratto il virus in modo asintomatico. Prima emergenza, screening di massa, non soltanto ovviamente difendere e proteggere medici e infermieri, ma se abbiamo una fotografia di quello che è accaduto, se capiamo che dei 5.000 che ci seguono su Facebook, 1.000 lo hanno preso, capite che quei 1.000 sono in condizione di muoversi con una libertà maggiore, naturalmente sempre che le commissioni di studio, i comitati tecnici ci aiutino su questo. Per esempio Lidia dice dovrebbero fare su Instagram il tampone degli asintomatici. Sara, esatto, per tutti, e tanti altri messaggi. E qualcuno dice che questo tema non è stato ancora posto all'attenzione, in modo diverso, perché la Regione Veneto un po' l'ha fatto, lo sta facendo la Regione Toscana, come vedete due regioni politicamente di colore diverso, ma che si stanno ponendo il problema di come gestire il dopo. Ecco che questo tema deve essere inserito all'ordine del giorno, cioè se il Covid va avanti, perché prima del vaccino ci vuole un anno e mezzo, due anni, e siccome noi non possiamo restare chiusi in casa un anno e mezzo, due anni, non soltanto perché sennò si esce di testa, ma perché sennò non si mangia, e noi non possiamo morire di Covid, ma non vogliamo morire di fame, se c'è questo, il primo tema che dobbiamo imporre alla discussione politica è: facciamo un lavoro diverso sugli screening di massa. È chiaro questo discorso? È chiaro questo discorso? C'è un deficiente che scrive il Covid non esiste, ecco, su Instagram. Chi scrive queste cose non capisce niente, perché siccome ci sono persone che sono morte per questo e sono più di 10.000 in Italia, il Covid è una bestia terribile che per molti è stata sottovalutata, altro che un'influenza. Detto questo, noi dobbiamo affrontare il Covid sapendo che non possiamo chiuderci in casa per due anni. Mino dice cominciamo a farlo a chi ha sintomi, Pier Giorgio dice analisi del sangue per tutti, Ricciardi si è pronunciato contro i test, dice Alessandra, ora non so se questo è vero o no, ma tutta questa discussione è una discussione che va fatta insieme in queste ore. Ecco perché io mi ritaglio questo spazio insieme a voi
per cercare di provare a fornire delle proposte concrete. Gli altri urlano, lasciateli urlare. Noi ragioniamo di ipotesi concrete. Lo screening di massa è una priorità. E su questo guardiamo degli esempi che funzionano. La Corea del Sud ha fatto un grande investimento in tecnologia, non ha fatto lockdown e oggi è una realtà che ha meno morti dell'Italia. Meno morti anche di tanti altri paesi. È giusto? Forse non è percorribile la stessa strada, ma certo iniziamo a fare uno screening di massa e a gestire i dati in modo più innovativo. Questo è un passaggio che secondo me è molto importante. Dopodiché, tutto questo, chi dice la Corea del Nord è una dittatura, chi non capisce la differenza ha studiato geografia sui libri, lasciamo stare. Tanto chi mi dice puoi ridare il numero per scrivere in diretta è 366-445-6507, ma non telefonate, tanto non vi rispondo. Il punto della gestione degli screening di massa è molto importante, perché se noi diamo a tutti i tamponi, i test, se noi siamo in grado di dare a tutti le mascherine, le protezioni, allora siamo in grado di affrontare in modo serio questa emergenza, cosa che va fatta e che non va minimamente sottovalutata. Avete visto cosa è successo in America? All'inizio Trump ha un po', ha molto sottovalutato, e Joe Biden, sapete che io sono un grande estimatore di Biden, lo ha molto attaccato su questo punto, dove sono le mascherine, perché è sottovalutato il problema, è il più grande fallimento mai fatto da dall'amministrazione americana. Però oggi questo problema del Covid è un problema che, a parte forse il Brasile, è imposto all'attenzione di tutti. Ora bisogna trovare le modalità per uscire. Tu pensi che ti ascolteranno? Non lo so. Non sono il primo ministro, non sono più il primo ministro. Però siccome sono stato il primo ministro e voglio bene al mio paese, ho il dovere di indicare una soluzione e non soltanto di star lì ad assistere, a guardare. Se fai politica, non sei un follower, sei uno che deve indicare una strada. Devi essere un leader e devi dire, guardate ragazzi, che se andiamo così andiamo a sbattere. E qui c'è il secondo punto, che è quello, ma tu hai fatto una proposta e ti hanno attaccato tutto. Intanto dice Maria, oddio Matteo, non ce la faccio a seguirti, ho fatto il turno notturno, non ce la faccio a tenere gli occhi aperti. E vai a letto, che stai a fare? Qui noi siamo soltanto perché soffre di insonnia. Ci sono tante altre questioni, modello Corea del Sud, Nino, Mariella, come sempre siamo arrivati molto prima, fallimento economico uguale crollo della sanità, Alberto tieni duro, hai ragione. Altri dicono invece che non sono d'accordo. Joe dice gradualmente dopo il 20 aprile bisogna riaprire l'Italia. Tante questioni e gli sms e il WhatsApp, leggo soltanto il WhatsApp che mi sembra già abbastanza da leggere. Beh, buonasera, che succede con la Germania? Dobbiamo ripartire uniti, ce la faremo. Oggi Marianna Madia ha detto le stesse cose che dici tu e anche Prodi. Ciao Matteo, Adriano Damiano, ce ne sono tantissime di considerazioni. Bene. Il punto che volevo dirvi per chiudere la prima parte è che dunque c'è da gestire l'aspetto sanitario in modo forse, non voglio dire diverso, però una sorta di fase 2 rispetto a quello che abbiamo fatto sino ad oggi. E a chi dice, ma allora abbiamo in ritardo le mascherine, non ci sono le protezioni? Alberto dice, a volte anticipare troppo velocemente il futuro provoca degli incidenti di comunicazione. Qualcuno mi scrive perché i TG non parlano di noi. Altri mi dicono si parla di un modello israeliano. Bene, il punto fondamentale è che io non voglio discutere del passato, non mi interessa del problema del passato, di chi è la colpa, del fatto che non tutto abbia funzionato come avrebbe potuto o dovuto. Io dico, sul passato discuteremo quando ci sarà la commissione parlamentare d'inchiesta, ora ragioniamo del presente e del futuro. E per ragionare del presente e del futuro vengo alla proposta che ho cercato di fare l'altro giorno, cioè ieri, sono passati appena 36 ore, domani tornerò su questo tema in un'intervista al Corriere della Sera, perché penso che se noi non indichiamo la strada, commettiamo lo stesso errore che abbiamo fatto sull'emergenza sanitaria. Cioè noi sull'emergenza sanitaria abbiamo avuto un periodo di tempo e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Perché non siamo riusciti ad avere i respiratori per tutti, mascherine per tutti, eccetera. Stavolta rischiamo di fare lo stesso errore sull'emergenza economica, cioè di arrivare lunghi.
E su questo tema poi entreremo su un po' di discussioni di merito anche sulla modalità di dare una mano economica alle imprese, alle partite IVA, a chi è rimasto senza una lira, alle famiglie. È un tema fondamentale. E cosa penso? Io penso questo, siccome tu c'hai questo anno di fronte a te, penso che la cosa più intelligente che si debba fare è prendere atto che economicamente noi non ci stiamo dentro. Cioè, c'è chi, anche tra molte persone della maggioranza, dell'attuale maggioranza, dice: vabbè, ragazzi, oh, staremo un anno in condizioni di emergenza, diamo il reddito di cittadinanza a tutti, facciamo debito e poi si starà a vedere. Questa è una follia. Per me è una follia. La dicono in tanti e la pensano in tanti. È giusto dare una mano a chi non ce la fa. Ma guardate che pensare che noi stiamo per un anno con il reddito di cittadinanza è una roba folle. Perché spendiamo un sacco di soldi per dare a tutti il reddito di cittadinanza e immediatamente dopo andremo al debito pubblico con il 200% sul PIL e le aziende che chiuderanno. Questo è un passaggio molto importante. Maurizio scrive: io voglio lavorare, solo Dago dice, l'Italia dà il meglio di sé in emergenza. Non preoccuparti, vai avanti, dice Raffaello, dobbiamo avere coraggio e guardare avanti. È urgente, dice Diana, dare una mano agli artigiani. Migliaia di operatori extra alberghieri non hanno ammortizzatori. Adri May dice bevi meno, dai, invece voglio alla faccia tua bere e bere con molta tranquillità. Il punto centrale è dunque che se non possiamo fare soltanto il reddito di cittadinanza, dobbiamo iniziare a dire cosa teniamo aperto, cosa riapriamo. Per esempio, io ho visto sui giornali in questi giorni la chiusura, ad esempio, di un cantiere, di un pazzesco, di un ospedale in Puglia che stava andando avanti e che per il decreto si è dovuto bloccare perché quel cantiere è un cantiere che è stato chiuso. Allora, voi capite che secondo me un cantiere che sta costruendo un ospedale va tenuto aperto, non va chiuso. È evidente che tu non puoi chiudere un ospedale, un cantiere di un ospedale. Oppure, se teniamo chiuse le scuole, mandiamo delle persone con le mascherine, con le protezioni, con i guanti a rimettere a posto le nostre scuole perché quando i ragazzi torneranno a maggio o a settembre, comunque trovino delle scuole diverse, più sicure. Lo capite che questo tema non è un tema di uno che vuol far polemica. Ho letto qualcuno che dice Renzi vuole visibilità, ma di che visibilità? Io ho fatto il presidente del consiglio. Se voglio dire una cosa, se voglio visibilità, vado in Parlamento e dico qualcosa. Sto facendo questa proposta non per un'ansia di visibilità, ma perché è giusto, perché serve, perché non voglio tra 6 mesi vedere l'assalto ai forni. E quindi di conseguenza i cantieri, per esempio, iniziamo a sbloccarli. Il ponte di Genova, che sarà un bellissimo segnale per ricostruire il paese, Rosario dice qualcuno sta pensando a come ricostruire il paese, Francesco su Facebook aggira in deroga al codice appalti e Nino parla di come dare liquidità, ci arrivo tra un attimo, Giampaolo, cantieri, scuole, ospedale, bisogna tenerli aperti. Ecco, tutto questo lavoro è un lavoro che ha un senso profondo, importante, di grande qualità. Se noi siamo però concreti e operativi, cioè se noi siamo in condizione di dire ok, sblocchiamo i cantieri e sblocchiamo una parte importante di PIL. Io per esempio ho detto scusate, siamo tutti fermi in casa, ancora per non sappiamo quanto, iniziamo a mettere a posto le strade. Benissimo dare dei soldi ai comuni perché i comuni aiutino le famiglie. Bene, diamo anche i soldi ai comuni perché i comuni possano spendere i soldi come vogliono loro senza troppe procedure, con una gara di un giorno per le strade. Voi immaginate Roma, ma anche Firenze, Napoli, Milano, da Reggio Calabria a Torino, da Palermo a Trieste, la possibilità di mettere a posto le strade in questo periodo in cui non c'è un'anima per le strade. Come dice Valentina, puliamo le strade, mettiamo a posto gli argini dei fiumi. Questo lavoro qua è che, secondo me, è fondamentale per restituire il futuro. Dice Antonio, ma le stai sparando un po' troppo grosso, i giornali non aspettano altro per attaccarti. Io lo so che in tanti non aspettano altro per attaccarmi, anche se poi tutti dicono che bisogna prepararsi al dopo.
Ma il punto è che se noi stiamo fermi ad aspettare che il domani arrivi senza fare niente, abbiamo lo stesso atteggiamento di chi ha aspettato che passasse l'emergenza sanitaria semplicemente sperando nel meglio, sperando che le cose potessero andare bene, ma non preparandosi. Guardate che questo tema è fondamentale. Dice Mauri, Matteo, però un'economia di guerra prevede un'espansione del debito pubblico. Sì, lo ha detto in modo straordinario Mario Draghi, ma i soldi del debito pubblico vanno messi su cose che servono, non sul reddito di cittadinanza per tutti per i prossimi 6 mesi. Perché poi i soldi del reddito di cittadinanza finiscono, le aziende chiudono, le piccole e medie aziende migliori se le comprano gli altri e alla fine noi siamo costretti ad avere un'emergenza sociale che sarà paragonabile all'emergenza sanitaria. Dice Nicolò, forse però hai fatto un errore di comunicazione a fissare delle ipotetiche date di riapertura. Va tutto bene? Non volete riaprire il 5 aprile perché volete riaprire il 15 aprile? Vogliamo spostare di 2 settimane? Non è questo il punto è organizziamo la ripartenza. Poi io ho le mie opinioni, ma le mie opinioni non sono importanti, quello che è importante è che il paese si muova per ripartire. E da questo punto di vista, come dice Gianni su Instagram, è il momento di dare una ripartenza, una svolta all'Italia. Simona, grazie, sentire qualcuno propositivo fa bene al cuore, io credo che questo sia un elemento vero, anzi suggerisco agli amici che stanno al governo, nelle istituzioni, di non fare soltanto il bollettino tragico, ahimè, dei deceduti, ma anche il bollettino buono dei guariti, ma anche cercare di fissare delle date perché questo dà un senso di prospettiva, di visione. Siamo tutti chiusi in casa da 3 settimane, sapere che tra 2 settimane si riparte, tra 1 settimana si riparte, tra 1 mese si riparte, serve. E serve farlo perché noi abbiamo una emergenza paese, perché il domani sarà totalmente diverso. Il domani del dopo virus sarà una cosa totalmente diversa. Io ho messo nella e-news, chi di voi segue le e-news, invito chi ha voglia di seguirci a iscriversi alla piattaforma così che la newsletter settimanale possa raggiungervi. Ho messo nelle news il pezzo bellissimo di Alessandro Baricco. C'è un mondo che verrà dopo il Covid, che sarà un mondo diverso di innovazione tecnologica, di sostenibilità, di fantasia, in cui gli italiani avranno un ruolo e una potenzialità. Però bisogna arrivarci vivi, ragazzi. Perché se noi non ci arriviamo vivi, non soltanto dal punto di vista esistenziale, ma anche e soprattutto come comunità, rischiamo di perdere l'appuntamento con la storia. Ecco, io vorrei che su questi temi, accanto a tanti che commentano e che si limitano a verificare cosa accade giorno dopo giorno, ci fosse qualcuno anche capace di immaginare il dopo. Immagino il mio e il nostro ruolo come quelli che si possono prendere anche degli insulti, ma almeno propongono qualcosa, ma almeno immaginano un orizzonte, un domani, una visione, una speranza, e non soltanto si limitano a cercare il consenso del giorno dopo giorno. Ecco, il passaggio sul dopo lo riprenderemo nelle prossime settimane. Il punto è come si fa a campare, a vivere. Perché? E lo scrivete in molti di voi. Io non ce la faccio, qualcuno scrive, noi non riusciamo a reggere dal punto di vista economico. Io evito di fare le battute polemiche che ci sono e che trovo, voi parlamentari dovete lavorare, non lo dite a me, su quello che ha detto per primo che il Parlamento doveva stare aperto. Mercoledì sarò ad ascoltare Roberto Speranza in aula al Senato, continuo a lavorare con molta convinzione perché il Parlamento faccia sentire la sua voce. E chi mi dice, ma l'Europa, io vi dico che sono uno di quelli che crede all'Europa, che crede agli Stati Uniti d'Europa e che proprio per questo dico che è giusto sì andare avanti verso il Corona Bond, ma la cosa fondamentale oggi è quella di riaffermare un ideale, una visione europea. È stato più serio un leader di un paese che non appartiene all'Unione Europea ma che è in Europa, come l'Albania? Edi Rama ha fatto un video, l'ho messo sui social, chi vuole lo può vedere, bellissimo, il primo ministro albanese qualche ora fa, che non tanti appartenenti all'Unione Europea che continuano
che continuano a dettarci la linea, a spiegarci la linea e poi sono magari un paradiso fiscale, come ad esempio l'Olanda o il Lussemburgo, e parlo di primi ministri con i quali ho lavorato e che sono amici, ma ragazzi, non si può continuare con questo tipo di Europa. Io sogno gli Stati Uniti d'Europa, non è l'Europa ad aver creato il coronavirus, però contemporaneamente dobbiamo essere capaci di avere un'idea d'Europa piena di valori e piena di speranza e non soltanto di polemiche. Dice Vera, se non si lavora non si produce reddito. Allora, qui non stanno lavorando le persone. C'è qualcuno che lavora, certo, grazie, ma c'è tanta gente che non lavora più, tutto il mondo del turismo, tutto il mondo dei servizi, tutto il mondo di un certo tipo di manifattura. Ragazzi, questo tema provoca una conseguenza: se non lavori, non puoi portare a casa dei soldi. E questo passaggio non si risolve con delle procedure burocratiche complicate, modello autocertificazione. Abbiamo fatto 5 modelli di autocertificazione. Dai, ragazzi, via, non, per uscire, per andare a buttare via la nettezza, 5 modelli diversi nel giro di 2 settimane. Il punto fondamentale è che noi dobbiamo avere un meccanismo immediato. Qual è la mia proposta, la nostra proposta? Che non è nemmeno la nostra proposta, l'hanno fatta dei tecnici e io la condivido. Tu prendi, tiri fuori la tua dichiarazione dei redditi dello scorso anno, il fatturato dello scorso anno, e la banca ti dà una percentuale di quel fatturato in automatico sulla base di una garanzia che viene messa dallo Stato. Cioè, facciamo un esempio: qui davanti a noi c'è un ristoratore che l'anno scorso ha fatturato, dico, sparo, 500.000 euro. Questo ristoratore da un mese è fermo perché nei primi giorni non gli andava nessuno e poi è stato tirato giù la saracinesca. Questo ristoratore muore. Muore, licenzia, non ce la fa. È vero che oggi può mettere in cassa integrazione. Attenzione, il meccanismo è che deve comunque anticipare lui la liquidità, meccanismo allucinante, folle. Ma come dice Daniele Patruno, modello Svizzera, vado in banca, prendo una percentuale, in Svizzera mi pare che sia il 10%, io credo che si possa fare anche un po' di più. Paolo Bizzarri dice piccoli negozi, Matteo, tantissimi non si stanno riprendendo. E da questo punto di vista, Luisa dice, già lo fanno in Svizzera, ti do il 10, il 15, il 20, nel caso del ristoratore abbiamo detto che è il 20%, aveva fatturato 500.000 euro l'anno scorso, 100.000 euro, e questo permette di avere quella liquidità automatica necessaria a non chiudere. Chi dà la garanzia? Lo Stato. E lo Stato, per dare la garanzia, ricorre al debito pubblico. Poi naturalmente c'è tutto un tema di come gestire il debito insieme agli altri paesi europei e come finanziare il debito con gli altri paesi europei, importantissimo. Il modello inglese scrive patch è fino all'80% di quanto fatturato nel 2019. Alberto Mazzoleni, proposta perfetta. Queste proposte sono proposte serie, concrete. E tra l'altro molti di voi mi stanno scrivendo, è bello, dicendo guarda, buonasera, per esempio, buonasera, ascoltando la sua diretta, perché posso provare a darvi delle idee, dei suggerimenti? Fatelo. Fatelo, facciamoci sentire. Io credo che noi abbiamo la possibilità di ripartire. Dove li prendi? Dice Marcello, i soldi, Matteo. Ve l'ho detto dove li prendo. Li prendiamo dalla garanzia statale che mette a disposizione delle banche perché le banche possano automaticamente erogare liquidità alle piccole e medie imprese, alle partite IVA. Intanto segnalo ad Ale che noi sindaci siamo abbandonati, un sindaco, e vorrei dare un abbraccio a tutti i sindaci che stanno facendo un lavoro straordinario. Il punto centrale che noi abbiamo di fronte a noi è che piano piano immaginare la riapertura, immaginare come investire nel mondo di domani, far tesoro della drammatica esperienza del Covid, tutto questo ha un senso se ci sono proposte concrete poi per ripartire piano piano economicamente. E poi naturalmente ci sono molte questioni, ma noi parliamo di questo almeno, ragazzi, almeno parliamo di questo, perché non siamo a fare una polemica o come dice qualcuno a cercare la visibilità. Poi c'è chi dice, come Reseb 89, i soldi del reddito di cittadinanza devono andare alle imprese. E io penso che
chi dice di reddito di cittadinanza, di quota 100, sicuramente lo capisco, lo comprendo perché anch'io per primo sono uno di quelli che fatica a accettare queste misure che non sono misure nostre, che sono state prese in passato. Però oggi il punto fondamentale è essere propositivi e concreti. Lucia scrive una cosa importante, dice anche Macron sta facendo la stessa proposta. Fabio dice: sei l'unico a dire queste cose. No, non è così, non sono l'unico. Però tutti questi progetti che noi stiamo annunciando, tanto saluto Alessandro, un altro sindaco, un sindaco calabrese come Ernesto che mi ha scritto. Alessandro Porco è il sindaco più giovane della Calabria, e grazie davvero a tutti i sindaci per il lavoro che fanno, specie i sindaci al sud che hanno dovuto gestire una fase complicata di rientro dei ragazzi dal nord. Tutto questo lavoro che vi sto proponendo è un metodo di affrontare l'emergenza coronavirus diverso da quello di chi sta soltanto a sbraitare e a urlare. Io non ho fatto dichiarazioni avventate nei primi giorni del coronavirus. Mi posso permettere oggi di dire: iniziamo a pensare al domani. Naturalmente, Rosario, io sono un piccolo barbiere e se continua così devo chiudere e devo pagare il fitto. Questo è un tema molto molto importante e sono moltissime le persone. Paola, ma se non ci sono dispositivi di sicurezza, come facciamo a riaprire? Paola, se non ci sono dispositivi di sicurezza, non si può riaprire. Non si può riaprire. Si può riaprire soltanto se sei sicuro. Lucia, io ho un ristorante, ovviamente sono messa male, ma ho paura a riaprire. Ti capisco. Molti non riapriranno per niente. Però quello che è, se i negozi di quartiere riaprissero ci sarebbero meno code davanti ai supermercati. Mirko, se non si comincia a riaprire sempre con le dovute cautele, siamo finiti. Tutto questo passaggio qua è complicato, ragazzi. Cioè, noi per un anno non torneremo alla normalità, non potremo abbracciare i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri figli, non abbracceranno i loro nonni. Bisogna avere forza bisogna raccontare la verità agli italiani. Non è vero che stiamo chiusi in casa, tra una settimana ci abbracceremo. No, perché fino a che non c'è il vaccino, non si va da nessuna parte. E lo voglio dire a quelli che in questi anni attaccavano i virologi, attaccavano gli esperti, i professori, attaccavano chi di noi difendeva i vaccini. Noi abbiamo vissuto una ubriacatura da Novax in questo paese. L'establishment, i media non sono stati sufficientemente chiari a dire che erano dei cialtroni quelli che dicevano le idiozie che dicevano sui vaccini. E oggi quelli che allora urlavano sui vaccini sono tutti lì, si sono rifatti una verginità e vengono a dire che noi siamo il problema perché chiediamo piano piano di riaprire. Ma di che cosa state parlando, ragazzi? C'è un mondo, questa vicenda del Covid mostra che il mondo sovranista populista era un'illusione pericolosa e sbagliata. I sovranisti e i populisti sono quelli che hanno detto in questi mesi, in questi anni, che bisognava chiudere le frontiere, bisognava abolire Schengen, bisognava che ognuno stesse a casa propria, bisognava non fare i vaccini. Avete visto com'è il mondo senza vaccini? Siamo tutti chiusi in casa. Avete visto com'è il mondo senza frontiere? Chiudono le aziende perché non c'è turismo. Chiudono le aziende perché non fanno export. Sovranisti e populisti ci hanno preso per il naso in questi mesi. Ci hanno preso per il naso, per non dire altre cose. Ecco, si deve ripartire. Intanto dico a Mario che dice: ah, sei stato tu a fare dei tagli alla sanità. Mario, studia. Quando tu dici che io ho fatto tagli alla sanità, ti dimostri per quello che sei. Un piccolo cialtroncino anche te. Perché in realtà noi abbiamo messo più soldi sulla sanità. Il vero problema della sanità, caro Mario, Gra 86, è che abbiamo messo da 106 a 113 miliardi di euro, quindi abbiamo messo 7 miliardi in più. Ma il sistema della sanità, purtroppo, ha una gestione tra Stato centrale e governi regionali complicata. E noi abbiamo messo nel famoso referendum del 2016 una norma che prevedeva la clausola di supremazia, cioè in vicende come queste lo Stato potesse governare. Ma quelli che ancora una volta qui dentro raccontano balle, spargono fake news, dicono bugie, dovrebbero avere la forza di studiare. Ecco, io penso che questo passaggio sia molto molto importante. Noi siamo in una fase di emergenza, saranno 2 anni difficilissimi. Chi vi dice che tutto sarà facile è un buffone.
per riuscire a ripartire piano piano, noi abbiamo bisogno di una visione, di un progetto Italia, di un grande sogno per il futuro. E perché questo accada, bisogna gestire da ora anche la ripartenza. Ecco che cosa ho detto in questi mesi. Silvia dice: io oggi ho avuto il mio bel da fare a discutere su Facebook sui finanziamenti del governo alla sanità, e va bene, non è soltanto quello. Danilo, niente su Draghi, non vuoi rispondere. A me, Danilo, io su Draghi sono un grandissimo fan di Mario Draghi da sempre e sono stato aiutato da Mario Draghi quando ero presidente del Consiglio. Penso che sia un punto di riferimento assoluto e penso che quello che lui ha detto per indicare la strada del futuro sul fare debito sia giusto, però non voglio fare debito per il reddito di cittadinanza, mi sembra un'idiozia. Vabbè, abbiamo bisogno di aiuti economici, Claretta ne ho parlato prima, il governo ha stanziato dei soldi, ha anticipato i 4 miliardi e 300 milioni che dovevano andare ai comuni e ci ha messo 400 milioni in più per dare una mano a chi fa la spesa, anzi Teresa Vellanova che è stata anche qualche ora fa in televisione, è stata bravissima, però il punto centrale è che il miglior aiuto che si può fare è far sì che le aziende assumano. Candida, dobbiamo imparare dai nostri errori. Eh sì. Dobbiamo essere in grado di ripartire, perché se noi non siamo in grado di ripartire, noi schiantiamo. Come facciamo a portare l'Europa dalla nostra parte? Scrive Roberto D'Alessandro. Io penso che per portare l'Europa dalla nostra parte si debba avere il coraggio di parlare un linguaggio semplice, chiaro. Noi pensiamo che l'Europa debba, nei prossimi mesi, investire di più su dei meccanismi di condivisione. Più Europa, non meno Europa. Per dire più Europa, però, bisogna avere il coraggio di dire a quei paesi che sono dei paradisi fiscali che devono smettere di pensare di prendere soltanto. E bisogna dire a quei paesi di Visegrad, dell'est europeo, che non possono pretendere solidarietà economica e poi non danno solidarietà sui valori, o addirittura, come fa Orban, mettono in discussione la democrazia. Ecco perché io sull'Europa mi scaldo, mi emoziono, intrigo insieme a voi a parlare di Europa, ma dico anche contemporaneamente attenzione, perché per parlare di Europa bisogna approfondire, non soltanto limitarsi a fare gli slogan come fanno Salvini e Meloni. Allora, ho cercato di raccontarvi perché, secondo me, dice Luca Bollini, 400 milioni in più poca roba. Sì, Luca, 400 milioni sono sicuramente non ciò che è sufficiente, ma ieri Conte e Gualtieri hanno spiegato che sono 400 milioni come una sorta di inizio di un percorso di lavoro insieme ai sindaci. Quindi penso che se ne possa parlare. Maria, hai sempre dato agevolazioni a chi più aveva. Non sei degno di essere chiamato politico. Maria, temo che tu non abbia capito molto di quello che è successo negli anni in cui io sono stato al governo. Dico solo un dato, perché almeno evitiamo le fake news anche su questo. Quando io sono arrivato, per combattere la povertà c'erano 20 milioni di euro all'anno in Italia. Quando sono andato via, 2 miliardi e 7. Allora, se volete parlare di quello che ho fatto quando ero al governo, stiamo tutta la notte qui e discutiamo. Ma non mi interessa, io voglio ragionare del futuro. E per ragionare del futuro penso che sia fondamentale che noi lanciamo delle idee di buon senso. In questo quadro, siamo alle 23:51 e ci avviamo ad andare a letto, molti dicono: è la scuola? Perché hai detto che vuoi riaprire anche la scuola? Molti hanno criticato, devo dire che anche nei messaggi che sono arrivati in queste ore, su vari messaggini che mi stanno arrivando al 366 44 56 507, in tanti mi dicono: ah, però Matteo non va bene perché sbagli i tempi, non dovevi dire della scuola, alcune volte non mi trovo d'accordo. Non è sbagliato quello che dice, ma sbagli i modi, devi correggere perché sei il punto di riferimento di tutti, dice Carmen, altri dicono non sei punto di riferimento per niente, però il concetto di fondo è che, come scrive ad esempio chi è Mattia, ripartire in modo ordinato. Ecco, sulla scuola penso che noi abbiamo una esigenza, che è innanzitutto capire se i ragazzi davvero sono in una percentuale importante già colpiti da Covid in modo asintomatico. Mi spiego. Se noi siamo nelle condizioni di verificare che i ragazzi under 20, quelli che vanno a scuola under 19,
o perlomeno quelli delle superiori, partiamo da quelli delle superiori, o forse quelli dell'ultimo anno del liceo e l'ultimo anno del terza media, l'ultimo anno delle medie. Possiamo fare degli screening di massa a loro e verificare che loro, magari il 20%, 25%, 10% di loro hanno già contratto il Covid, già comprendiamo che i ragazzi, la cui capacità di resistenza al virus è, secondo tutti gli studi, molto, molto, molto più forte, possono essere sicuramente, come dire, testati. È una cosa importante anche questa, avere dei quadri, dei numeri, delle statistiche. Qualcuno dice: ah no, è troppo pericoloso aprire la scuola. Lo capisco, sono genitore, ho 3 figli, peraltro, una in terza media, uno al terzo anno del liceo e uno che fa la maturità. Lo capisco questo. Quello che voglio dirvi è che i problemi che avremmo ad aprire le scuole o parzialmente le scuole a maggio li avremmo anche a settembre, perché a settembre il Covid non scompare. È chiaro? Allora, o prendiamo atto che per 2 anni non si torna a scuola, oppure troviamo una soluzione per, come dice Romana, disinfettare la scuola. Ciro dice che la scuola e l'università vanno riaperte non prima di settembre. Capisco, ma anche a settembre il problema si pone. Questo passaggio è un passaggio molto importante. Poi dice Damiano, dobbiamo rendere la scuola più tecnologica, ed è molto vero. Programmare la ripartenza, Ettore. La sanità a settembre sarà in una situazione diversa, dice Ettore. Sicuramente l'onda di piena di questa fase di picco sarà passata, ma penso però anche contemporaneamente, caro Ettore, che da un momento all'altro, a settembre, potrebbe ripartire il Covid perché un focolaio potrebbe svilupparsi. Quindi abbiamo comunque l'esigenza di avere il social distancing anche a settembre. Finché non c'è il vaccino, non ci potremo stringere le mani. Questo voglio dirvi. Io non vi sto dicendo facciamola semplice, vi sto dicendo esattamente il contrario. È complicato, dice Italia prima di tutto, non puoi saperlo. Come non posso saperlo? Finché non c'è il vaccino, noi non potremo vivere in una situazione di normalità. Sabrina dice le scuole non vanno aperte, lo capisco, è una posizione che capisco, magari Sabrina è un'insegnante, ma Giacomo, Salvatore 96, i ragazzi devono studiare. E allora Luca, non lo vogliamo il sei politico dopo anni di fatica, questo è il punto fondamentale che mi piace. A me piace Luca che dice non lo voglio il sei politico. Ha ragione Luca, hanno studiato per anni sti ragazzi e siccome se c'è una cosa bella della vicenda, bella si fa per dire, se c'è un insegnamento della vicenda Covid, è che fortunatamente non è vero che uno vale uno, che i cialtroni sono cialtroni e chi studia e impara deve studiare e imparare sempre di più perché non si finisce mai di studiare e di imparare, tutti, laureati o non laureati, bisogna informarsi. Siccome questo è il messaggio, il grande valore del riaprire la scuola per me è un investimento sul merito. È dire io ti misuro, io ti valuto, non ti dico sei politico a tutti. Naturalmente il problema di come farlo in modo serio, scientifico, è vero. Aurora dice: mai come ora mi manca la scuola. Probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato che potesse mancare la scuola. È così. Invece Marco dice: il voto degli esami non serve a niente. Non è vero. Alice, mi perdoni, ma il fulcro è avere delle direttive equilibrate e rapide del Ministero. Sono d'accordo con te. L'emergenza sanitaria è al di sopra dei 3 mesi scolastici, dice Sossio. Sì, certo, non c'è dubbio. Prima l'emergenza sanitaria, tant'è che siamo da 1 mese tutti a casa. Quello che ti sto dicendo è che devi trovare un modo per ripartire. Tutto questo lavoro per il vaccino, dice Tiziano, servono più soldi per la ricerca. Sì e no, perché per il vaccino immediato già sono partiti, ma hai ragione nel dire che servono più soldi per la ricerca. Arcangelo dice: però io il 18 politico a privato lo prenderei volentieri. Dai, Arcangelo, fai bravo. Non parlare di privato, che è stato uno degli esami, insieme a diritto civile, sul quale ho sofferto di più anch'io. Però quello che vorrei dirvi, tra l'altro avevo immaginato non soltanto di leggere molti più messaggi del 366-445-6507, ma anche di mettere un po' di musica, mi ero organizzato con Spotify, volevo fare una cosa meno chiacchierata e più dialogata, ma mi avete sommerso di tante questioni, quindi vi ringrazio per questo. Il punto però è che quello che deve essere chiaro per tutte e tutti noi è che questa discussione che abbiamo fatto in un'ora con migliaia di persone, con tanti commenti, ci dimostra che
che la nostra proposta di tornare a immaginare un'apertura non è una proposta lanciata lì a caso, è il tentativo di immaginare un futuro per l'Italia. Io ci credo in questo paese ed è importante, ed è molto importante che comunque la si pensi, Giovanni dice non è opportuno riaprire prima di settembre, qualcuno dice riapriamo subito. Il distanziamento dice chiaro, lo possiamo spiegare ai grandi, ma ai piccoli non lo possiamo spiegare, i bambini si avvicinano. Roberta Murgia dice scuola a distanza tutta la vita, ho letto qui, my God, no, non è possibile. E ce ne sono tantissimi di commenti che sono stati fatti. Però il punto fondamentale è che sarei contento se dopo questa lunga cavalcata di un'ora in diretta qualcuno di voi avesse di nuovo fiducia nella politica. Non in me, non in Italia Viva, ma nella politica. Cioè, abbiamo preso un problema e l'abbiamo approfondito, l'abbiamo discusso, l'abbiamo sviscerato. E capite che è un bel problema, perché come si riparte con un'emergenza che rimane è drammatico. Però io vorrei dirvi che fare politica è questo, è bello anche perché è difficile e che non si può vivere nel modo superficiale con il quale molti immaginano la politica. Come dice Anta, si tratterà di studiare i tempi giusti, d'accordo con le direttive sanitarie. Andretta, con le tue parole, dato una speranza per me e per la mia azienda. Marcello, fornire una mascherina obbligatoria per tutti. Qualcuno dice sei troppo avanti. Roman dice mi manca il professore di diritto privato, questa è un po' complicata. Carina, ci vuole coraggio e ci vogliono date. Gabriel, i liberi professionisti vanno aiutati. Il tuo compito è lottare e spiare da buon politico. Ho cercato di mettervi un po' di riflessioni. Ripeto il numero come chiede Stefano per chi vuole lasciare anche delle idee, solo messaggi WhatsApp, tanto è, non è che è un cellulare che ho qui, ma lo tengo spento, quindi vediamo soltanto WhatsApp. Il numero è 366 445 6507. Il punto però sul quale vorrei chiudere è che, vabbè, Fabio, non possiamo bloccare gli eventi, il turismo, lo spettacolo e la cultura. Molto vero, considerate che Franceschini è stato bravo a mettere molti soldi nella gestione nel passaggio tra la chiusura dei teatri e la ripartenza dei musei, eccetera. Però c'è moltissimo ancora da fare e io penso che dovremmo cercare di farlo nei prossimi mesi, perché la cultura è tutto per noi. Io ho fatto una piccola proposta, ad esempio quella di riaprire intanto le librerie. Quello che voglio dirvi è che abbiamo fatto una discussione bella, di cui vi ringrazio, perché abbiamo parlato in questa lunga ora di come la nostra proposta, che domani sarà di nuovo sul Corriere della Sera, poi cercherò di fare delle trasmissioni televisive, di come questa proposta è molto più seria, tosta di uno spot, è un qualcosa di serio. Chiudo dicendo una cosa, Nuccia, fai proposte, ormai non ha senso polemizzare, Nuccia, è un'ora faccio proposte, cioè probabilmente non so dove sei stata fino ad ora. Barbara, hai espresso la bellezza del fare politica, Giuseppe, a breve ti seguiranno tutti su questi temi, per fare politica ci vuole coraggio, scrive Luana, e vabbè, tante, 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 tante questioni. Fabrizio, sei un politico, hai una visione. Mi piacerebbe continuare tutta la sera con voi, ma è il momento di andare a letto. Voglio chiudere, voglio lasciarvi con una riflessione, anche un po' di amarezza, perché una delle cose che mi hanno detto dopo la polemica, dopo le polemiche, è però tu Matteo non ti preoccupi dei morti. Ed effettivamente parlare di riapertura per molti è non rendersi conto dei problemi di chi è morto o del dolore. Ecco, io vorrei che davvero ciascuno di voi capisse che non è che non parliamo dei morti, è che preoccuparsi di come far ripartire l'Italia è il dovere dei politici. Poi ciascuno di noi si porta un guazzabuglio di dolore dentro. Lo dicevo perché io vengo da un piccolo paese, sono nato e cresciuto in un piccolo paese, un paese di, quando c'ero, io ho 5.000 abitanti, lo sto a Firenze, ma si chiama Rignano, paese di circa 5.000 abitanti, ora ce ne ha 7-8.000. E in un piccolo paese ci sono dei microcosmi diversi, soprattutto poi c'erano 20, 30, 40 anni fa, quando i social non esistevano e il vero social era la piazza, era guardarsi negli occhi con le persone. Le persone che si guardavano in piazza, che andavano a giocare insieme, ancora che giocavano in piazza e dicevano macchina quando la palla andava in mezzo, avevano dei punti di riferimento, punto di riferimento di vario genere. A me la cosa che ha
ha sempre colpito nel mio paese, che alcuni di questi punti di riferimento me li sono portati dietro per tutta la vita. Uno di questi, a Rignano, era la farmacista del paese, perché era molto più che una dottoressa, molto più che una farmacista, era una mamma, una zia, una sorella maggiore, una nonna, era il punto di riferimento di tutti. E proprio ieri la farmacista di Rignano se n'è andata per il Covid. Si chiamava Fiorella, aveva 85 anni, una donna meravigliosa, aveva studiato e si era laureata quando le donne facevano fatica a laurearsi, ed era un punto di riferimento assoluto. E non soltanto per me è molto triste pensare a quello che è accaduto a Fiorella, a Claudio, a tutta la sua famiglia, a Mauro, a Caterina, a tutte le persone che costituivano la sua famiglia, ma penso che sia molto triste dover fare il politico dovendo parlare di grandi temi e non lasciare spazio alle proprie emozioni personali, che vi garantisco ci sono, perché il Covid, pensare che le persone che tu conosci non hanno potuto stringere la mano a proprio figlio mentre se ne sono andate, è devastante. Il punto è che chi fa politica ha il compito non soltanto di vivere quelle emozioni, ma anche di evitare che un domani ci siano problemi di altro genere. Allora io voglio che la politica, sia chiaro questo, la politica sia sempre di più capacità di prevedere, di prevenire, di pregustare, di immaginare il futuro, non soltanto di rincorrerlo. Ed è per questo che ho lanciato questa proposta. Non perché non abbiamo un cuore, non perché non pensiamo ai morti, non perché le immagini delle bare di Bergamo o il pensiero di Fiorello, il pensiero di tanti di voi che hanno dei cari che sono in questo momento in lotta per la vita contro il Covid non sia un grande tema. Ma noi che facciamo politica abbiamo il dovere di non stare soltanto a commentare, ma di provare a costruire. Ecco perché ho cercato in questi giorni di lanciare una proposta. Tanti ci hanno fatto polemica. Tanti mi hanno accusato, tanti mi hanno insultato, ci sono abituato. Scrollo le spalle e dico: su questo tema vedrete che nei prossimi giorni arriveranno anche gli altri. Per il momento, grazie di questa lunga ora insieme. Ci rivediamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche con questo formato. Alla prossima volta, ve lo prometto, metto un po' di musica. Ciao a tutti.